E allora noi invece siamo prontissimi, l'avete visto, inquadrato il suo allenatore Jason Dungeon, la nostra Valentina Marchei. Mi piace quando entra con questo piglio e con questa sicurezza. Valentina già pronta per la sua Esperanza, questo flamenco che ha coreografato per lei Massimo Scali. Si è preparata tantissimo, ha detto di aver seguito anche delle lezioni proprio di flamenco dalla ballerina Giusy Galimberti, amica della mamma, come avevo voluto raccontare. Guarda quanto è determinata la nostra Valentina. Sembra tranquilla. Vero? Va la combinazione, c'è uno step out in mezzo. Va bene il salto, molto bene. Rovesciata, c'è anche il pubblico che applaude. Buono, ora salvato bene. Valentina Marchei, voglio subito il commento di Franca. Pagherà tanto con lo step up nella combinazione? Sì, sì, tecnicamente lo pagherà tanto, ma a me quello che piace di Valentina è appunto questa sua trovata concentrazione, non si è lasciata distrarre da quell'errore iniziale. È andata avanti. È andata avanti serena, tranquilla, pattinando il suo programma in maniera egregia, stando concentrata sul salto. Fu un ottimo salto, fu un buon axel, tutto sommato un po' piccolo, ma non è certo il suo salto forte, le buone trottole, ben curata la coreografia, per cui una Valentina che c'è, che è presente, che accetta anche l'errore, perché a questi livelli bisogna anche capire che non è che è possibile sempre fare tutto preciso e perfetto, bisogna anche saper gestire l'errore. Poi lei sul ghiaccio a me piace tantissimo, veramente, c'ha questo modo di proporsi bellissimo. È entrata troppo corta con le braccia, si è trovata un po' indietro, non poteva far altro, ha sbagliato quella frazione di secondo il tempo di salita e non poteva far altro effettivamente. Buona la rovesciata. Secondo me Valentina quest'anno ha fatto proprio un passo avanti anche nel modo di pattinare, di essere sul ghiaccio. Ha salvato bene su quell'axel, è stata abile veramente. È certo che insomma questo errore costerà caro dal punto di vista tecnico, perché comunque... Mami è qua. Mami è qua. Troppo carina Valentina.
grazie, oramai questa... Brava, l'ice sesto, ha ricordato ovviamente, che lo ricordiamo, no, Franca, lei del sesto ice skate. Sì, sì, Valentina ormai patina a sesto quando è qui in Italia, lo starà per un paio di mesi, tra l'altro prima degli europei, perché... Farà la sua preparazione. Tra gli italiani e gli europei non c'era il tempo, diciamo, neanche per... Ricordiamo che appunto gli italiani ci saranno proprio la settimana prima di Natale, esatto, qui a Milano. Esatto. Quanta attesa, vuol dire che devono andare a riguardare, Franca? Sì, sì, ma questo è un po' il lavoro degli specialist sempre. Qui si cerca proprio il pelo nell'uovo, sai. Che tensione per la Valentina, bellissima questa scelta del costume, straordinario, devo dire, anche il programma le si addice molto. Sì, sì, e poi quest'anno vedi com'è tutta curata, sì, i capelli, il trucco, lei mi ha raccontato di essere stata proprio... da un estetista che le ha insegnato a pettinarsi, a truccarsi, insomma, ha capito che deve essere una pattinatrice completa. Completa, esatto, si deve occupare anche del suo look, del modo di essere a 360 gradi. E mi sembra che ci sia il risultato, senz'altro, senz'altro c'è. Aspettiamo, perché ricordiamo il punteggio da battere 62-16 di Gracie Gold. Tecnico è bassissimo, è il più basso tecnico finora, 20,48, pagano anche i components, 25,77, 46,25, solo la Jung ha fatto peggio di lei con 46,15, Valentina non riesce quasi a capire, e infatti vedi, apre le mani, dice, cosa ho fatto? È veramente basso, anche Jason Dungeon, c'è qualcosa che non ha funzionato, sono perplessi, forse anche dal livello dei components molto bassi, 25,77. Components bassi e probabilmente qualche trottola, non riesco a capire neanche io. Perché è veramente basso il tecnico, 20,48, insomma, peggiore della Jung, che aveva 21,84 nel tecnico.